Si inaugura oggi il corso multidisciplinare di educazione allo sviluppo e ai diritti dei minori presso l'Università di Catanzaro. Questa è la terza edizione che viene fatta e organizzata in virtù della convenzione firmata tra il rettore dell'Università dell'Ateneo Magna Grecia e il presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF, allora, 4-5 anni fa, dottor Giacomo Guerrera. Oggi è un momento molto importante, ci sono già 87 iscritti. Insomma, la risposta è stata veramente entusiastica e il corso si propone di condurre questi giovani studenti su un percorso di esame e di approfondimento della Convenzione internazionale dei diritti dei minori, con particolare riferimento alla tutela da ogni violenza contro di essi. L'iniziativa che sarà portata avanti da docenti, universitari, avvocati, psicologi, comunque professionisti che si interessano del settore specifico, è finalizzata appunto a promuovere non soltanto nei giovani studenti universitari l'attenzione verso la Convenzione internazionale, ma anche a riflettere interiormente su quello che è il senso della Convenzione internazionale, su quello che è la capacità di ognuno di loro di partecipare nelle proprie comunità perché nasca e si diffonda veramente un'autentica cultura dei minori. Questo è l'obiettivo fondamentale. Il messaggio che viene trasmesso agli studenti all'interno di questo corso multidisciplinare che facciamo per la terza volta in collaborazione con UNICEF è quello della partecipazione su temi che possono essere trattati già all'interno di questa università, ma che in questo caso vogliamo trasmettere con il contributo di professionisti esterni che diano una lettura diversa, che quindi sia un'occasione di partecipazione, soprattutto per parlare della violenza sui minori in un senso diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, perché spesso quando si parla di violenza sui minori siamo subito portati a pensare ad abusi diretti, invece le forme di violenza sono spesso invisibili, spesso lasciano segni più profondi nell'animo dei fanciulli e dei bambini. Quindi il messaggio, ad esempio anche il linguaggio cui i bambini sono sottoposti e che subiscono ogni giorno, può in qualche modo determinare lentamente, sia all'interno del contesto familiare ma anche nel linguaggio che si sente comunemente, delle ferite che poi sono difficilmente rimarginabili, tant'è che anche attraverso il contributo di una serie di professionisti, oggi c'è l'intervento di una psicologa, vedremo proprio da un punto di vista tecnico se effettivamente queste soluzioni sono in qualche modo raggiungibili.